Il momento difficile che vive Ecoambiente, gli incendi alle strutture come lo Stil di Battipaglia ed il termovalorizzatore di Acerra, tutti argomenti che ha toccato il commissario liquidatore del Consorzio di Bacino Salerno 1, Fabio Siani. È un momento difficile per la raccolta dei rifiuti, credo, sull'intero territorio regionale. Abbiamo un problema con Acerra, abbiamo un problema che ciclicamente si verifica anche per lo Stil di Battipaglia. Abbiamo assistito a degli incendi, tra virgolette, strani di alcuni impianti sempre della regione Campania. Il consorzio, ricordo a tutti, è da 9 anni un ente in liquidazione, quindi con tutte quelle che possono essere le difficoltà di una società, di un ente nel caso specifico, che non è in condizione di fare investimenti strutturali. Siani poi è tornato sulla vicenda dell'uscita del comune di Pagani dallo stesso consorzio e sull'attuale situazione di tranquillità per quanto attiene il problema rifiuti a Pagani. Finanziariamente il consorzio ha avuto delle grandissime difficoltà che sono per lo più imputabili purtroppo al comune di Pagani. Fa piacere che oggi la città di Pagani sia ritornata agli antichi splendori, sia una città pulita. Ho visto dai filmati televisivi, anche dai social network, che la gran parte della città è stata rimessa a nuovo. I dipendenti probabilmente, per lo più paganesi, si sentono maggiormente sensibilizzati con una società del territorio, quindi ci sono una serie di componenti che chiaramente favoriscono in questa fase, diciamo, la ripresa di un servizio dignitoso. Intanto questa settimana incontro con la società in house paganese per la cessione definitiva dei mezzi già in comodato d'uso alla stessa.